Onorevole Lupi, i tedeschi hanno un'etica politica diversa dalla nostra? No, ce l'hanno uguale alla nostra. Quando uno scopre di aver fatto qualcosa, la cosa migliore è, se si ritiene responsabile, di mettersi. Ma magari anche se l'Italia si germanizzasse un pochino sul fronte del senso etico nella politica con qualche dimissione in più quando uno è indagato, per il momento non era neanche indagato il Presidente della Repubblica. Ognuno si assume le sue responsabilità. Mi sembra che però adesso in questi mesi la politica abbia dato grandi segni e testimonianze di Adesso, ah sì, beh adesso responsabilità. poi Non ci ha fatto spiega un dove passo le ha. indietro, Aspetti Lupi, aspetti, non ha fatto un faccio passo breve. indietro, ha fatto un grande passo avanti, per esempio nel far nascere i grandi partiti e il governo Monti. Senta, onorevole Lupi, allora ne ha accennato Civati, no? Al fatto che da noi molto spesso quando un potente, un politico, in particolare i politici, quando vengono indagati, allora si grida subito alle toghe rosse, alla magistratura politicizzata. No? Allora in Germania nessuno ha fatto nulla del genere. Lei invece l'altro giorno ha avuto parole molto dure contro il Tribunale di Milano, che ha chiesto 5 anni di carcere per Berlusconi, imputato di corruzione in atti giudiziari, quindi un'imputazione molto grave. Lei ha definito un finto processo, il processo Mills, perché stiamo parlando del processo Mills, con una sentenza già scritta. Ecco, ma lei che prove ha per dire questo di un tribunale della Repubblica Italiana, sostenendo appunto che il processo è finto e che l'esito è già noto? Beh, esprimo un mio giudizio, ma è un giudizio che si basa sui fatti, sulla realtà, nel senso che mi sembra che il Tribunale di Milano dal 1994 ad oggi abbia intrapreso una sua battaglia personale nei confronti di un imprenditore prima e poi di un leader politico. Il processo Mills mi sembra sia, questo ovviamente è un mio giudizio, l'esemplificazione. Qualsiasi altro processo rivolto a qualsiasi altro cittadino, nelle condizioni in cui era arrivato questo processo, non si sarebbe svolto. Per il cittadino Berlusconi si è svolto. Sarà poi il giudice a emettere una sentenza. Credo che la situazione tra noi e la Germania sia assolutamente diversa, non nei sensi, e mi permetto in questo di dissentire da Civati, del rapporto cittadino-opinione pubblico-politica, perché da questo punto di vista la politica italiana è continuamente messa in discussione dall'opinione pubblica. Mai come oggi c'è una distanza tra l'opinione pubblica e la politica, e noi abbiamo una Forse anche grande perché opportunità continuate a che è quella dire di che se rimettersi che in tu, discussione. scusi onorevole, forse anche perché continuate a dire che tutti i politici che vengono inquisiti dalla magistratura sono innocenti, che c'è una magistratura che è di parte con le toghe comuniste. No, non è anche questo un No, io elemento credo che la della lontananza, crescente distanza tra opinione posso? pubblica e politica? Io credo che la distanza tra l'opinione pubblica e la politica non sia su questo, sia sul fatto che purtroppo la politica troppo poco dimostra la sua utilità, è lontana dai cittadini, non serve il bene comune, non traduce nei fatti i propri ideali e i propri valori. È troppo spesso testimonia appunto, di essere depositaria di privilegi. Questo mi sembra che sia la distanza, perché se i cittadini non capiscono l'utilità della politica rispetto al bene comune, al bene del proprio paese, credo che si allontaneranno sempre di più. Altro è un giudizio, e non a caso stiamo venendo fuori, mi auguro, da un'epoca di 18 anni in cui l'altro non è l'avversario, ma è il nemico da battere, in cui io credo noi abbiamo vissuto in questi 17 anni una piccola parte della magistratura che ha usato il proprio potere per fare una battaglia politica. Onorevole Lupi, Se posso. le posso ricordare però anche, credo che siamo unici in Europa di sicuro, al mondo non lo so, ad avere, che siedono nel nostro Parlamento, 19 pregiudicati e circa un centinaio di persone indagate, imputate, inquisite. No, questo è un dato piuttosto inquietante e sorprendente, circa il 10% dei deputati hanno un qualche problema con la giustizia.
Lei non pensa che, siccome c'è un dialogo importante sulle riforme, no? Che sta andando avanti tra UDC, PD e PDL, il dialogo sulle riforme dovrebbe anche prevedere il divieto di candidare un pregiudicato? Dovrebbe prevedere assolutamente il divieto, come è naturale che sia, di candidare uno che si è macchiato di reati e che viene condannato da questi reati, perché la presunzione di innocenza nella Costituzione vale per un politico come per qualsiasi cittadino. E Sì, ma qui sono tutti in ritorno, Parlamento, secondo onorevole me, mi Lupi, la perdoni, gente mi ma non è vero scusi. che sono tutti in Parlamento, mi scusi, Qui, e poi parliamo di condannati, non parliamo di Gruber, no, ma imputati. no, i condannati, mi scusi, se uno è condannato, secondo me è un'altra questione. Se uno è condannato, risponde del suo reato, si dimette, sconta, come è successo tra l'altro Sono ad 19 i alcuni condannati, colleghi onorevole politici, Lupi? no. Vabbè, poi ne discuteremo insieme, però No, 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 le innanzitutto do io un vorrei dato. evitare, I mi scusi, condannati le do anche con un dato, ultima quanti sono i sentenza deputati? Quanti sono i deputati? sono 630. Benissimo, 630 deputati, fosse anche vero che ci fossero 19 condannati, su 630 siamo alla minoranza della minoranza rispetto a una maggioranza che non lo è. Ma scusi, Vogliamo, ma perché perché, continuiamo sempre? onorevole Lupi, il PDL ha un suo senatore che è il senatore Dell'Utri, che siede ancora in Parlamento ed è stato condannato in terzo grado di giudizio per associazione di concorso in associazione di stampo mafioso. Non dovrebbe dimettersi uno così. Si sarebbe dovuto dimettere il senatore Andreotti, che poi è stato assolto nell'ultimo No, ma mi grado, dica si sarebbe di dovuto dimettere, mi Dell'Utri. scusi, perché poi alla fine noi facciamo sempre i ragionamenti in astratto, ma quando le No, parlo no. del senatore Andreotti, che è senatore a vita e che è stato assolto e accusato esattamente ancora di reati più gravi rispetto alla questione di mafia, l'onorevole Calogero Mannino è stato addirittura in galera, secondo questo criterio è stato assolto, secondo questo criterio si sarebbe dovuto non solo dimettere, ma oggi non sarebbe potuto essere rappresentato e presente in Parlamento. Io credo che se il senatore Dell'Utri, come giusto che sia, sarà condannato, ovviamente non Come sarà in maniera condannato? Ma è definitiva, stato condannato sconterrà in maniera se sarà definitiva, condannato, onorevole no, Lupi, si se sarà informi. condannato, no, non è stato Tre condannato in maniera gradi di definitiva. giudizio, sì. Ne vogliamo aspettare un altro? Facciamo il quarto. No, ma mi scusi, se è stato condannato in maniera definitiva vuol dire che deve scontare la sua pena, forse non siete informati voi, come è successo al senatore Cuffaro, a torto o a ragione, prende e va in galera a scontare la sua pena e quindi non può neanche fare più il parlamentare, non può venire al Va bene, Senato. Di che quindi cosa stiamo non va parlando? bene neanche No, questo, mi perdonate, contesta anche informatevi che voi, ma 19 come non va sono bene? stati Dite una cosa condannati sbagliata, mi definitivamente dei perdonate, perché suoi se in colleghi. definitiva è stato condannato a 8 anni, 7 anni, 6 anni, 5 anni, qualunque grado di sentenza definitiva è stato condannato, deve scontare la sua pena, mi scusi. Allora una precisazione, il senatore Dell'Utri del PDL è imputato in vari processi, quello sicuramente più pesante, più importante, concorso esterno in associazione mafiosa, dove è stato condannato in secondo grado a 7 anni di carcere e adesso il 9 marzo si va al terzo grado di giudizio, si va in Cassazione. Ha invece, tra i vari procedimenti in corso, patteggiato una condanna a 2 anni e 3 mesi per l'imputazione di frode fiscale e fatture false. Fa comunque una certa impressione che una persona così sieda nel Parlamento italiano, a mia opinione. Senta, onorevole Lupi, oggi sono 20 anni, no, dall'arresto di Mario Chiesa che diede poi l'avvio all'inchiesta Mani Pulite. Lei teme, seguiva tutta questa Tangentopoli, una fase di quello che si chiama oggi antipolitica, ma insomma sicuramente i cittadini per anni si sono allontanati molto dalla politica. Lei teme che stia succedendo una cosa analoga adesso? Io temo che ogni volta che chi fa politica si allontana dalla ragione per cui ognuno di noi decide di dare un pezzetto della propria vita al servizio del proprio paese, della propria comunità, e la ragione non può che essere ideale,
non può che essere quell'idea di politica che è servizio, servizio al bene comune, passione, e ce ne sono tantissimi che la fanno così. Ogni volta che uno pensa di essere potente, pensa di essere autoreferenziale, pensa di essere intoccabile, è successo alla fine della Prima Repubblica, può succedere in ogni momento, ecco, quello è il momento in cui non solo i cittadini si allontanano, ma in cui la politica non serve al suo scopo. E quindi io credo profondamente che la legge non possa, le leggi, qualunque legge, anche la più rigida, non possa eliminare il problema che è innanzitutto educativo e morale per ognuno di noi. Qualunque scelta e qualunque forma culturale, qualunque ideale abbia, mi permetta solo poi di rispondere al consigliere regionale Civati sul problema del PDL, delle tessere false e dell'onorevole Verdini. Anche qui, io credo che PD, PDL, i grandi partiti, stiamo discutendo della riforma dei partiti, abbiano una strada fondamentale, quella della democrazia al proprio interno, quella della selezione della classe dirigente attraverso gli iscritti. Noi stiamo arrivando a questo livello come Popolo della Libertà, abbiamo fatto 1.200.000 iscritti. Ci possono essere errori, sbagli, tessere false nel PD, nel PDL, eccetera. Il punto vero è la nostra capacità della politica, innanzitutto dei partiti, di saper darsi dei regolamenti che siano ferri e seri. Per quanto riguarda noi, devo dire che abbiamo svolto, questo weekend ne faremo altri 20 di congressi, con le regole che noi ci siamo dati, ci possono essere i furbetti, coloro che hanno la logica della vecchia politica, mafiosi o non mafiosi, ma al congresso va a votare una testa e un voto, solo che si presenta con la propria carta d'identità e ha pagato la tessera di iscrizione. È il rischio della democrazia, d'altra parte lo sa anche Civati, abbiamo visto le primarie di Piacenza del Popolo del Partito Democratico e gli articoli che dicevano infiltrazioni mafiose, a Napoli hanno votato per le primarie. Sì, ma PD, voglio dire, non è, io non butterei a mare, lo dico perché su questo abbiamo imparato dal Partito Democratico, quindi certo, glielo dice cinesi, uno che è su questo, non butterei a mare invece delle conquiste che sono importanti, le primarie, la partecipazione dei cittadini. Un'ultima cosa, l'onorevole Verdini è il coordinatore nazionale del nostro partito con la responsabilità organizzativa, è una persona che io stimo, di cui sono amico, e il fatto che noi abbiamo mandato a Modena il più alto in grado del settore organizzativo, sono responsabile organizzativo, secondo me va nella direzione di verificare, non di sospendere il congresso, ma di verificarlo. Poi Civati può avere un'idea di Lupi o di Verdini, io sono contento del partito in cui milito di opportunità politica. Io ho solo un'idea diversa di opportunità politica, non metterei a controllare le tessere, probabilmente false o forse no, un plurindagato, e questa è l'idea che ci divide, come diciamo. E no, come al solito cosa? Come al solito sì, perché avete governato con Verdini per tanti anni. Potrebbe, ma non vi vorrei in questa. Io mi faccio carico dei problemi miei, lei si faccia un po' carico dei suoi che benissimo. Sono numerosi. Io però, no, lei non solo si fa carico dei suoi problemi, che abbia un po' una doppia morale, cioè come lei. No, non la sto attaccando, ho detto che lei andrebbe benissimo come responsabile del tesseramento. Invece Verdini un po' meno, un'opinione politica la mia. Forse aveva ragione Mentana. Questa trasmissione può riportarci indietro in un concetto. In cui no, guardi, Verdini ci riporta indietro di problemi, sicuro ad una fase aspetti, politica attimo, passata. E no, se dice delle cose che non hanno senso, mi fa dire. Certo. Guardi, io potrei dirle che il responsabile organizzativo, tra l'altro una persona che conosco e che ho conosciuto perché era il responsabile del Partito Democratico, il responsabile della segreteria del Bersani, del segretario Bersani, si chiamava Penati, ed infatti è oggi andato via, indagato, però, mi dispiace, eccetera. È andato però via Penati cosa? Non fa più ognuno responsabile ha i suoi problemi. Io credo che noi abbiamo un punto. Penati non fa le indagini sulle la responsabilità. Tessere, diciamo. Ho capito, ma ognuno a casa questo. Sua si comporta come si vuole. Vostro credo che la finito, responsabilità diciamo. Che noi abbiamo, no, non ha problemi. Guardi, io non ho problemi della doppia morale, stimo le persone con cui lavoro e sono orgoglioso di essere del Popolo della Libertà. Mi farò giudicare per la mia passione, per il mio comportamento e per la proposta politica dei cittadini.